pensa di essere su un treno senza ruote. È ancora peggio. Andiamo, Aitawa, non c'è ragione di aver paura di volare. Io non ho paura di volare, Laverne. Io ho paura di precipitare. Caffè? Tè? Dell'acqua tonica? No, grazie. Mi basta guardare lei per sentirmi casata. Ne assaggio solo un goccio e non vorrei disidratarmi. Ah, grazie, mi è servito. Avevo proprio sete. Oh, scusa, Switchak. Non preoccuparti, Aos. Andrò a darmi una ripulita. Ehi, Jackie, tu non balli? Invece siamo io e Finnegan a Biro Biro. Noti la roccia vulcanica sullo sfondo. È il momento, signore. Diamoci da fare. Vediamo, cinture. Ah, eccole qui. Ehi, ma che cosa succede? Le cinture si sono bloccate. Signora, signori, non è il caso di voi spaventare. Si tratta soltanto di una rapina. Si fermi, giovanotto! Non è affatto gentile! Ah, sì? E questo allora? Oh, povero piccolo mio! Ti trova un diamante, trova un tesoro! Pardon, monsieur le comandante. Diamo inizio alla fase di atterraggio. Ma qui sotto non c'è alcun aeroporto! Ma in compenso c'è una strada bella ampia. Una strada? Questo lavoretto è stato più divertente del solito. E anche più redditizio! Siamo atterrati! E quei pirati se la svignano! Già, siamo a terra. Esatto, Aitawa! Ma dobbiamo cercare di risollevarci! Così va meglio, sono sollevato. Eccoli! Accendi la sirena, Jones! Fortuna che il comandante Lazar si è portato in vacanza il suo carrello da golf. Guardi, Mr. Shee, abbiamo compagnia! Poveri illusi, non crederanno sul serio di asciuffarmi. Vanno verso Main Street. Passiamo dal centro, così accorciamo. Attento! Ciao, Proctor, vuoi uno strappo? Capitate, a proposito, con la gomma a terra ho perso tempo. Devo andare al municipio. E dedicheremo questa preziosissima scultura in cristallo? Ostacoli a dritta! Sono i suoi uomini, Capitano Harris? Agenti Mahoney, Jones, Aitawa, House, Hooks e Zed di ritorno dalle vacanze, signore. Le ultime per almeno 10 anni. Se non acciuffate quei farabutti nelle prossime 24 ore, io vi sbatto a dirigere il traffico! Già, e qui c'è il conto per la scultura che andate in pezzi. Ma è colpa vostra se si è rotta. Me ne frego, la pagherete comunque voi! Oh! Mahoney! Jones! Non è arrivata una richiesta di riscatto? No, signore, mi dispiace. Voi dovete ritrovarlo, sono così preoccupato per quel povero pesciolino tutto solo. Stia tranquillo, signore, sono certo che verrà trattato bene. Avanti, da bravo, su. Chiedi per favore. Piantala di giocare con quelle lucertole là! Vai in aeroporto e scopri quando arriva il prossimo carico di valore.
Perché non chiede mai a Squiddy di andarci, eh? Perché io mi occupo della cena. Al diavolo! Uno dei rapinatori, Jones! Ne sei sicuro? E chi se lo scorda, quel grugno? Lasci perdere la mancia, signore. Avanti, maialotto. Molla i canditi. Vorremmo parlarti della rapina sull'aereo. E poi te ne vai al fresco. Oh no, Pulci, siete voi che ve ne andate. Animale pericoloso, ti fornisco del cibo fresco. Da che parte andate? Oh, sei buono, non è vero? Credo solo da mangiare. Ma dove siamo? Per il momento siamo al sicuro. Senti anche tu uno spiffero? Forse è meglio lanciare un SOS! Non si parla con la bocca piena! E quindi diamo il benvenuto a Sua Altezza il Marajà del Gonzistan! La nostra città è onorata di accogliere un ospite tanto... Non conoscevo questa vostra usanza. Maoni! Hai acciuffato quei pirati dell'aria! Non ancora, signore, ma abbiamo qualche indizio. Meglio un'uova oggi che una gallina domani. Sorrida! Maoni, ci sono notizie. Li prenderemo, signore. Vi avevo comprato questa nuova boccia con il vetro azzurrato con la sabbia baiana. Carina. Chissà dov'è il mio Finnegan. Spero solo che non gli facciano patire la fame. Adesso basta un certolone. Te le insegno io le buone maniere. Sparisci, Squiddy, e lascia stare Fuffi. La lezione di Galateo dovrà aspettare, signore. Questa sera si va al ricevimento dato dal Marajà. Questo zaffiro da $1 miliardo sarà l'ospite d'onore del party di questa sera a bordo del jet di Sua Altezza il Marajà. Sono certo che quei furfanti cercheranno di rubarlo. Andremo anche noi al party. Ma ci sarà anche Harry, se ha detto di non farci più vedere. E infatti non ci vedrà. Ho un piano. Ehi, aspettate un attimo, ragazzi! Devo preparare il mio cestino della merenda! Devi starmi proprio così addosso. Io sono terrorizzato. Avvertimi tu quando saremo a terra. Ehi, Jones, che fine ha fatto la musica? Splendida musica, vero? Signore, non trova che quella panciona abbia un che di familiare? Oh. Prego, buoni gnam gnam, mangiare sai, mangiare gnam. Buoni, che cosa sono? Qui si stesse il nostro paese, fritto di piccoli teneri pesciolini rossi, Saib.
3, 4, ci sono troppi camerieri in giro. Non si ride abbastanza a questa festa. Ehi, quelli se la filano! Fermi tutti, polizia! Gas esilarante! Una festa davvero esilarante! Mori! Stanno tomando via Zaffira! Prendeteli! Ci daranno l'ergastolo! Si è preso il mio dente d'oro! Vedete pure che la mamma ha fatto gli gnocchi! Questo è davvero l'ultimo scherzo che mi fa quel buffone di Mahoney. Chi ti ha consigliato questo dentista, Proctor? Mahoney, signore. Chiama il professore e digli che voglio un aereo speciale per il carico d'oro di domani. Sarà la loro trappola. Ci penserò io. Vedranno con chi hanno a che fare. Eccomi qua. Oh, cannone laser approvato, capitano. Niente e nessuno potrà distruggere questo velivolo, Harris. Cosa sono quelli? Sono i vostri piloti automatici. Sono totalmente elettronici e a prova d'errore. Roger. E wait, bye, bye, bye. Beh, non sono stato lì a badare alle sottigliezze. Al lavoro, caricate l'oro! Benvenuti a bordo. Durante il volo sorvoleremo la diga che si trova all'interno del parco nazionale. Durante il volo verrà proiettato un film a scuola di polizia 13 Odissea nello spazio. Maledizione, l'ho già visto due volte. Voglio scendere! Non aver paura, Itawa! Ti coccolo io! Buona fortuna, ragazzi miei, e trovate il mio pesciolino! È il momento di servire l'ape rettivo. Quell'oro sarà presto nelle nostre mani. Ecco ciò che fa di me un gran poliziotto, Mahoney. Chi altri avrebbe saputo dimostrare un acume così pungente, eh? Ehi! Che cos'è stato quel rumore di metallo tranciato? Non ho mai sentito parlare di termiti metallari. Ah sì, invece ho visto un loro concerto, sono fantastiche. Buttate gli menotri aculeati. Allora, chi ha aperto il finestrino? Guardi, signore, api! Strada, mi ronzano le orecchie. Ora che ci penso, io non ho orecchie. Siamo sicuri che il pilota sia brevettato? Siete tutti in arresto! Bon voyage! Io odio le api! Un momento, la capacola, Mannotti! Capitano, guardi! Non voglio! Avanti, faccia come gli uccelli! Cip, 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 cip! Ma no, muova le braccia! Voli! Lo sa, capitano, aveva ragione. Ha dimostrato un acume davvero pungente. Perché non sparisce, Mahoney? Come lo vorrei? Sveglia! Precipitiamo! Non farti prendere dal panico, Switch. C'è solo una cosa da fare. Aiuto!
hai, signore? Ma chi è? Pronto? Parla il comandante Lazar. Le tracce portano da questa parte. Si sa dove ho messo la chiave. Attento, Mahoney. Guardi là. Deve essere il loro nascondiglio. Penso che dovremmo... Capitano! Tenga duro, signore, la tiro fuori! No, non c'è. Ecco. Non l'ho fatto apposta, signore, glielo giuro. È Seth, l'esperto di teste vuote, non io. Mayday, Mayday! Io non so nulla di aeroplani. Stai calmo e ascolta attentamente. Gli aeroplani vennero inventati circa 90 anni fa. Sino ad allora... Indovina chi viene a scena. Pork! Porta qui l'animal! Non gradisce molto stare fuori dall'acqua. Non il poisson, idiota! Il rettile! Capito. Tagli addosso! E quando vedrai la torre di controllo? La vedo! Sì, la vedo! Abbassa la cloche! È stato un ottimo tentativo, agente Aitawa! Ma la prossima volta, quando ci riprova, cerchi di stare un pelino più in alto! Ha trovato la chiave, signore. Guarda, guarda! Qualcosa mi dice che è molto meglio! Scappare! Andiamo di là al canneto! Stammi vicino, Mahoney, ci penso io! Perché posso scegliere? E questo è tutto. Il tuo caimano sta per mettersi a tavola. Questo affare mangia più di House. Allora, novità? Ce l'ho fatta! Ciao, io mi chiamo Tiffany con due F, sono la nuova hostess. Oh, c'è qualcosa di invertito! Adesso i flap, Aitawa! Blocca i flap! Quelli lì? Blocca i flap! Bloccali! Dimmi un po', Squitty, quell'aereo non ti sembra troppo vicino? Direi di sì! Ok, e adesso non dirmi che hai paura di nuotare. Oh, piccolo mio! Sai, Squitty, queste scene mi inteneriscono il cuore. Gli dia i pantaloni! Mahoney? Mi scusi, capitano, ma ho ancora fame! Ehi, funziona! È sazio! Ed ecco la chiave. L'aveva lei nei pantaloni. Au revoir, Spirigli! Ci vediamo a Rio! Mi dispiace, capitano, ma è l'unica possibilità. Mahoney! Ha visto, capitano? È in trappola. Uno splendido lavoro, agenti. Come potrò mai ricompensarti? Magari un aumento? Una cena! Riavere Finnegan è stata la mia ricompensa migliore. La mia ricompensa? Sapere che i cieli sono tornati sicuri grazie a me. Che cos'è stato? È Aitawa, signore. Sta prendendo lezioni di volo. Il mio soffitto! È strano. E dire che l'ha già fatto avrebbe dovuto migliorare. Riporta qui quell'antenna radio, Aitawa! È un ordine! Ricevuto! Qua il volo.